quale ci, ripeto, introduce nello spirito del libro, nella lettura del libro, al quale poi faranno seguito alcune pagine che abbiamo preparato per voi. Facciamo un applauso, così ci aspettiamo. Della morte, e questa mattina non è per fare terrorismo, perché il virus lo fa da sé, non c'è bisogno che lo facciamo. Comunque, io faccio un po' da Cirilleo, perché ho saputo della non presenza di questo creatrice che parlo stamattina. Ciro qualche giorno fa aveva detto che la suora aveva delle perplessità, ma non alcune. Quando l'ho sentito stamattina per capire come avremmo impostato il discorso, io avrei trovato questo Beatrice Cornelia. A quel punto ho dovuto rimediare scrivendo delle cose che andrò a leggere. Di solito con Suor Beatrice, la presentazione si svolgeva attraverso domande e risposte. Io le volevo, che non è la prima volta che presento di Suor Beatrice, io le ponevo le domande, lei insomma rispondeva anche in maniera molto, molto più abbondante, più estesa di quanto possa fare io. E ho impostato il discorso a modo di domanda, facendo la rispondere attraverso il libro, quindi le cose che dirò, le risposte che ho dato sono probabilmente quelle le stesse che avrebbe dato Suor Beatrice. E allora abbiamo scritto la prima domanda che le avrei posto e che già le feci in occasione della presentazione della sua biografia di Giuseppe Moscato, come ricorderete, è se la santità è uno stato, una condizione oppure un processo. Allora rimaniamo nell'incertezza. Io ho sempre pensato che si tratti di un processo che coincide con la vita stessa, e su questo potrebbero trovarsi d'accordo credenti e non credenti, per i quali ultimi andrebbe a coincidere la santità con il processo di umanizzazione, cioè il diventare umani, nel pieno rispetto degli altri di ogni forma di vita. Francesco d'Assisi, di cui oggi si celebra la festa, ma anche tanti altri, come Agostino di Ippona, potrebbero essere additati come esempi di uomini la cui santità, diciamo, arriva all'interno di una ricerca e di un processo interiore molto lungo e faticoso. E tuttavia, leggendo il suo libro su Caterina da Siena, viene da pensare che alcune persone siano destinate ad essere sante da tutto. Caterina, infatti, riceve la prima lezione di Gesù all'età di 6 anni. Un Gesù vestito da Papa che porterà con sé Caterina nella sua anima durante il periodo della cattività milanese. Contemporaneamente alla lettura del libro di Suor Beatrice, ho seguito con molta attenzione e vivo interesse la vicenda spirituale di un giovane, Carlo Acutis, forse ne ho sentito parlare, della prossima settimana. Che sì, nella prossima settimana, il 10 di questo mese, sarà dichiarato beato ad Assisi, dove lui di Monza volle essere sepolto. Morto a solo 15 anni per una meningite fulminante, fin dalla sua prima comunione, avvenuta a 7 anni, iniziò il suo profondo rapporto con l'Eucaristia. Riceveva ogni giorno la comunione, l'ho avuto con te anche da alcuni interventi della madre in questi giorni, cosa che pur desiderando non poteva fare Caterina. Ai suoi tempi, infatti, ci si poteva comunicare molto più raramente, come rivela la stessa Beatrice in questa biografia. Carlo Acutis, giovane sportivo, intelligente, bravissimo nel padroneggiare l'informatica,
al punto che sarà, che ne sarà dichiarato un protettore, dedicava molto lui alla preghiera. Per sue intercessioni si fa già verificare dei miracoli. Uno certissimo, inspiegabile scientificamente, che ne ha accelerato la beatificazione, fortemente voluta anche da Papa Francesco. Nulla che ne custodiva il corpo, ma la sua morte, avvenuta all'età di 14 anni, ci ha restituito il suo corpo intatto, con la tuta e le scarpette da ginnasio, era anche un grande sportivo, al punto che sembra essersi appena addormentato con un volto sereno e pacifico. L'altra domanda che gli avrei posto riguarda il ruolo delle donne nella Chiesa. Lei, in un capitolo, tratta molto abbondantemente questo problema. Risposta che io non potrei dare perché chiederebbe molto, molto tempo, però vado a pagina 33, dove lei dice che si tratta di una mentalità della subalternità delle donne e una mentalità del 300, io penso che sia presente in tutta la storia della Chiesa. Dice: purtroppo questa peculiarità femminile e femminile ha penalizzato lo status della donna, escludendola a torto da molti aspetti di condivisione culturale nell'ambito della Repubblica. Non si contano le storiche esclusioni da tanti ambiti socioculturali. Ha ragione Edith Stein, che insieme a Caterina da Siena e a Brigida di Svevia sono state nominate da Papa Giovanni Paolo II protettrici dell'Europa. Edith Stein era una ebrea convertita e, diciamo, diventata suora carmelitana e morta nei campi di concentramento. Suor Beatrice cita un brano piuttosto lungo di studi di Edith Stein, ne leggo soltanto una parte. Dice: solo una totale e immotivata chiusura mentale ha potuto contestare il fatto che la donna sia in grado di esercitare attività diverse da quelle di sposa e madre. Non esiste un'attività professionale che non possa essere assunta dalla donna. Vabbè, non posso andare più. Dunque, io mi sono sempre chiesto, per la verità, come mai si sia rafforzata questa concezione della superiorità della donna fino alle forme più assurde della caccia alle streghe, mentre i Vangeli sono popolati di donne. A Maddalena alle donne Cristo annunciò la sua resurrezione, mentre gli apostoli, pavidi e intimoriti, attendevano confusi e sbagliati il cenacolo. Ora, a parte gli elementi anagrafici di Caterina, di 16 origini, con l'ultima figlia di 25 fratelli e sorelle, cui rimasero 7-8, non ricordo bene, quello che sorprende di questa donna è la sua infaticabile attività di preghiera e di azione. Preghiera per comprendere con i voleri dello sposo che la unì in matrimonio con un anello d'oro alla presenza della Vergine, degli apostoli Pietro e Paolo e di San Domenico, nel cui ordine vuole rinchiudersi a 16 anni, accettato perché non particolarmente bella, non bella, ma con un carisma fortissimo, tale da attirare intorno a sé persone di ogni condizione e in età. Preghiera per la Chiesa e per il rientro del Papa a Roma, preghiera soprattutto per gli ultimi sofferenti, e azione conseguente alla preghiera. Ora, bisogna dire che nonostante abbia affrontato con esiti positivi la prova estetica, molto più difficile fu superare la posizione di familiare, soprattutto della madre, la quale pensava per lei a un felice matrimonio. A 16 anni era nel convento, felicissima, non ne sarebbe uscita per lui, se non perché, scrive su Beatrice, citando il primo biografo della Santa,
il suo padre spirituale nel mondo di capo, dopo il matrimonio, ma poco a poco e con la dovuta cautela, il Signore cominciò a sentire una sua sposa nel mondo. Ma Caterina non era di tutto rassicurata. Lei lo giudice chiaramente in un passo, soprattutto per il suo sesso, perché era un sesso pericoloso in quel periodo, forse ancora oggi. Allora, il Signore cominciò a spingere la sposa. Ma Caterina non era del tutto rassicurata, soprattutto perché l'ordine divino era di andare tra uomini. Cristo ogni volta la sollecita e lei darà inizio ai suoi viaggi fra Roma e Avignone, tra Firenze e Avignone, tra Pisa, Firenze e Siena, sempre in lotta tra di loro. Le cose non cambiano nel corso della storia, adesso non sono le città in guerra tra di loro, ma sono gli stati, appunto, è pieno di guerra, pieno, anche se erano distrutti. E riuscirà a ottenere quel che gli uomini non erano riusciti a ottenere. Insieme alle preghiere e alla esistenza, come ho detto, di un'altra donna, Santa Brigida di Svezia, pure una vita particolare, perché lei fu rinchiusa, si rinchiuse in un monastero, poi la portarono via per farla sposare, e lei ebbe uno dei figli e subito dopo il marito morì giovane e subito dopo lei rientrò in convento. Mi ha ricordato i versi di Dante dove si parla di Costanza Martavilla e di Gemma Donati, pure loro furono sottratte dal convento e costretto al matrimonio. Allora, dunque, insieme abbiamo detto un'altra donna, Santa Brigida di Svezia, vedrà ritornare la povertà nella figura di un Papa Pinto. Questi però, questo a Roma, sono 3 anni, durante i quali scoppiò un scisma d'Occidente che vide contrapporsi papi e antipapi. Urbano Pinto ritornerà da Avignone e solo con Gregorio XI, che stimava molto Caterina, il papato lascerà definitivamente. In tutto questo mi avvio alla fine, non smetterà mai di pregare e di aiutare coloro che per sofferenze materiali o spirituali avevano bisogno di lei. Molto toccato a questo proposito è l'episodio narrato da sua Beatrice di Niccolò di Tullio di Perugia, un giovane condannato a morte in seguito all'accusa di spionaggio al servizio di Firenze contro Siena. L'uomo ha paura di affrontare la morte. Caterina lo visita e lo conforta fino a fargli ricevere i sacramenti, che gli promette che non lo abbandonerà fino al pericolo. Lo leggo questo punto perché è molto, molto, ripeto, toccante quanto si fa. Dice: andare a visitare quello che voi sapete, onde egli ricevette tanto conforto e consolazione. E si confessò e disposesi molto bene. E fece di si promettere per l'amore di Dio che quando fosse il tempo della giustizia, cioè della decapitazione, io fossi con lui. E così promise e fece. Poi la mattina, innanzi da cantare, andai da lui e ricevette la Santa Comunione, la quale mai più aveva ricevuto. Era quella volontà guardata e sottoposta alla volontà di Dio. E solo era rimasto un timore di non essere forte su quel punto. È un pezzo tratto da Raimondo di Capua. Niccolò ha paura di affrontare la morte, dice su Beatrice, segreto di morte. Ho il dubbio di non riuscire a essere forte in quel momento. Caterina lo incoraggia e gli prospetta l'immagine della nozia terra, la felicità è mia. Il giovane si calma e si fa promettere da Caterina di assisterlo mentre muore. Sta meglio e non mi abbandonare, e così non starò altro che me, il muoio contento, e teneva il capo suo in sul petto mio. E addirittura qui, insomma, si fa, diciamo, l'ipotesi che questo giovane fosse innamorato fosse proprio molto molto bello, aveva un forte carisma, un forte carattere. E dunque
Finisco, stanca, provata dalla sua intensa attività in missione, ma morirà soli 33 anni nel 1880. Ecco, ripeto, successivamente i papi l'hanno proclamata dottore della Chiesa, poche donne sono dottore della Chiesa, perché diciamo si era privilegiato fino a una dichiarazione di dottore della Chiesa di Santa Teresa d'Avila. Dopo è venuta Caterina da Siena e recentemente Teresa di Siena. Sono le tre donne di dottore della Chiesa. Grazie.